Notte movimentata nel centro di Soleto, in particolare in via Armando Diaz, dove nel cuore della notte sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro una macelleria. I bossoli nel numero di due sono stati ritrovati nei pressi del locale commerciale. Ad intervenire per avviare le indagini i carabinieri della locale stazione della compagnia di maglie. I militari, oltre a vagliare le eventuali testimonianze di chi si è trovato a poter fornire qualche dettaglio in più, stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in loco che potranno dire qualcosa di più sugli autori del gesto. Creare una possibilità di prevenzione per combattere uno dei problemi più spinosi che oggi attanagliano la società, diffondere una cultura della legalità che sta avvenendo sempre meno, soprattutto tra i giovani. Nasce sotto questo auspicio il progetto Sportelli per la crescita economica ed imprenditoriale della Puglia attraverso la legalità. Approvato il 23 luglio 2013 attraverso un protocollo d'intesa siglato tra Union Camere Nazionale e Libera, l'associazione che ha lo scopo di sollecitare la società civile nella lotta contro tutte le mafie. Il progetto si pone l'obiettivo, attraverso una serie di attività, di cercare di contrastare i fenomeni di usura, corruzione ed estorsione e rendere più forte l'imprenditoria sana. In base a questa iniziativa sono nati a Lecce, Bari, Foggia e Brindisi gli sportelli per la legalità a cui gli imprenditori minacciati dalla criminalità potranno rivolgersi per ricevere assistenza e supporto. Il numero delle formazioni partecipanti è passato da 16 a 24, i campi in cui si svolgeranno le partite da 6 a 13, grazie al connubio con Brindisi, e per la prima volta ci sarà la trasmissione in differita della finalissima su Rai Sport. Sono queste le novità più importanti dell'undicesimo torneo carnevale di Gallipoli, Coppa Santa Maria di Leuca, che si svolgerà dal 27 febbraio al 4 marzo prossimi. Il torneo internazionale di calcio giovanile è in programma sui campi di Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Racale, Otranto, Collepasso, Sogliano Cavour, Poggiardo, Calimera, Martignano, Taurisano, L'Equile, Brindisi e Galatone. A tenere alto l'onore del Salento ci saranno le rappresentative giovanili di Gallipoli e Capo di Leuca, che se la vedranno, tra le altre, con compagini dal grande blasone internazionali quali Milan, Inter, Juventus, Manchester City. Dopo la sconfitta ad opera del Perugia, che quasi certamente ha spento qualsiasi velleità per la formazione di Franco Lerda di accedere direttamente al torneo cadetto, sono proseguiti ieri gli allenamenti dei giallorossi in vista della sfida di domenica contro il Barletta. Il tecnico di Fossano ha fatto svolgere una doppia seduta allo stadio Via del Mare. Al mattino i calciatori sono stati impegnati in palestra, mentre nel pomeriggio spazio alle esercitazioni tattiche e una partitella a campo ridotto. Hanno lavorato a parte Martinez, Bellazzini e Diniz, quest'ultimo a causa di una leggera distorsione alla caviglia sinistra. Oggi Capitan Miccoli e compagni hanno svolto un singolo allenamento al mattino al comunale di Squinzano.